Natale Salucci, l'integrazione e l'inclusione, si parla tanto di inclusione, sono principi fondamentali ormai della scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può illustrarci il progetto? Bene, noi intanto questa manifestazione è inserita nella settimana europea del calcio unificato e noi abbiamo voluto a Gela, dopo tanti anni che facciamo attività di sport unificato, fare un progetto Young Athletes per le scuole dell'infanzia e l'abbiamo iniziato con la scuola Capuana, anche perché c'è una bambina che segue l'associazione Orizzonte come attività sportiva e l'abbiamo voluto allargare a tutta la scuola. Ringrazio le dirigenti, i genitori, l'insegnante che hanno accettato questo programma e che oggi vede la conclusione con un'esibizione dei ragazzi, dei bambini che hanno seguito un programma che non è solamente di carattere sportivo ma anche di carattere intellettivo, cioè nel senso che l'attività motoria, l'attività che si svolgono sono dei prerequisiti per l'apprendimento della scrittura e della lettura. Noi abbiamo accolto con grandissimo piacere, braccia aperte, il progetto Young Athletics della Special Olympics, peraltro, che è di livello internazionale. Grazie alla proposta fattaci dal nostro Natale Salucci, che tutti conosciamo, e una mia docente che lo ha sperimentato l'anno scorso nella sua sezione. L'abbiamo quest'anno divulgato a tutti perché abbiamo visto risultati ottimali dal punto di vista dell'aggregazione, della formazione, dell'accoglienza e appunto dell'inclusione a 360 gradi di tutti i bambini e di ognuno. Siamo scuola pilota in questo progetto per la Sicilia, ma pare anche in Italia, quindi questo ci riempie di orgoglio. Come è stato articolato il progetto e quali obiettivi sono stati raggiunti? Allora, il progetto è stato articolato per sezioni intanto. Le collaboratrici del dottore Salucci entravano in sezione e in palestra, perché ovviamente è tutta un'attività di gioco, un'attività ludica per i bambini. Sappiamo bene, mens sana in corpore sano, questo è il nostro inno, se così possiamo dire. Quindi facevano un'ora alla settimana di attività di gioco in palestra. Dopodiché ci siamo prodigati nel fare tutto questo, nell'organizzare tutto questo.